mi chiedono come funzioni la vita di un fuorisede o di una fuorisede. E devo dire che non è facile. Tanto che ho deciso, di mia spontanea volontà, in realtà mi è stato consigliato, di creare una rubrica intitolata proprio Vita da fuorisede. Ma non è questo il caso, non siamo nel video Vita da fuorisede. Anzi, siamo in un format che già esisteva sul mio canale e che mi piaceva molto, ovvero Diario di una disperata. Che cos'è Diario di una disperata? Diario di una disperata era una serie di daily vlog, più o meno, che avevo creato un paio d'anni fa durante una sessione di esami invernale, o primaverile anzi mi pare, che diciamo mi aveva prosciugato l'anima, proprio distrutta dentro, e non riuscivo più a fare video, e quindi ho detto vi porto questi daily vlog che raccontano un po' la mia giornata. Ecco, vorrei fare una cosa simile, vorrei iniziare a portarvi appunto dei vlog giornalieri da alternare ai vlog quelli un po' più pensati, tra virgolette, realizzati con un argomento preciso, dove appunto tutto il video ruota attorno a qualcosa di stabilito, insomma video un po' più strutturati, alternati a video un po' più semplici da realizzare, un po' più daily. E per farlo ovviamente ho bisogno del vostro aiuto, perché come faccio a trovare 365 argomenti di cui parlare all'anno? Ok, non sono 365 sicuramente, però fai anche solo 200 argomenti annuali di cui parlare. Ho bisogno quindi del vostro aiuto, e proprio per questo vi ho chiesto una mano sul mio profilo Instagram. E una delle domande che mi è stata più fatta è proprio quella di parlare della mia vita da fuorisede, quindi ho deciso che i miei daily vlog si alterneranno tra Diario di una disperata, dove appunto vi parlo della mia vita in generale, di come sono disperata nella mia vita, e Vita da fuorisede, che appunto vi do consigli su come sopravvivere alla vita da fuorisede e cose del genere, come cucinare a poco prezzo, riuscire a sopravvivere alle notti da solo in caso tu viva da solo in casa, o sopravvivere anche ai coinquilini. Magari possiamo fare questo video con Greta, perché Greta ha avuto dei coinquilini. E niente, mi piacerebbe tanto portarvi un po' la mia vita sul mio canale, riuscire a estrapolare me stessa e portarvela su YouTube. Questo video di oggi invece è Diario di una disperata, però è anche un po' Vita da fuorisede, e vi dico subito perché. Come avrete capito dal titolo, sì, come sopravvivere alla vita senza un euro. Io sono la prova vivente, ragazzi. Sono mesi, vi assicuro mesi, che il mio conto in banca è praticamente vuoto. Ogni volta che ci entra qualcosa esce subito per altri pagamenti, sia perché sto affrontando tante spese, sia perché sono un idiota e ho fatto delle cose che non dovevo fare erroneamente e ho speso dei soldi stupidi, lo ammetto, sia perché essere fuori sede non è facile. Ora, io posso dire di avere circa uno stipendio grazie a YouTube, ma che ovviamente facendo meno video rispetto all'anno scorso è molto diverso. Quindi in questo video vi darò dei piccoli consigli per riuscire a sopravvivere, che viviate da soli o con i vostri genitori, con pochissimi soldi al mese ed essere comunque felici. Numero 1, avere una ragazza o degli amici, perché, o un ragazzo, perché almeno così avete il loro supporto, non economico ma morale, perché quando sono triste penso dai, almeno una ragazza, oppure dai, almeno ho degli amici, però quelli gli amici almeno ce li abbiamo più o meno tutti, e se non avete un amico, tranquilli, io sono vostra amica. Tornando seri, vi do dei piccoli consigli che per me funzionano. Per farvi un esempio, la spesa. Come faccio a fare la spesa quando non ho soldi? Amazon Prime è la mia risposta. Grazie al programma di affiliazione Amazon che ho iniziato un paio d'anni fa, ogni acquisto che voi fate tramite i miei link di Amazon che trovate in descrizione, anche semplicemente utilizzando il link principale, lo aprite e poi da lì comprate le cose anche se non c'è il mio link specifico, mi arriva una piccola percentuale del vostro acquisto. Voi non pagate niente di più, ovviamente, però a me arriva appunto una piccola percentuale, perché Amazon sa che voi siete arrivati al suo sito tramite il mio link. Quei soldi li tramuto in buoni Amazon, grazie appunto alla funzione di Amazon, che poi mi servono per fare la spesa. Quindi praticamente in questi mesi la spesa la sto facendo sempre con i buoni Amazon. In questo modo si risparmiano un sacco di soldi, perché una delle maggiori quantità di denaro uscito dalle mie tasche è per cibo, assolutamente. Anche le uscite fuori, troppi soldi. Anche la colazione fuori, troppi soldi. E il primo modo che ho trovato appunto per ridurre questa spesa è utilizzare i buoni Amazon. Quindi il consiglio che vi do, fate anche voi, se potete, un programma di affiliazione. Lo possono fare più o meno tutti. Se avete un profilo social, qualsiasi cosa, e datelo alla vostra famiglia, ai vostri amici, come ho fatto io. Perché in realtà non c'è molta gente di voi che acquista da Amazon. Se volete trovate il link in descrizione, così mi aiutate a pagarmi la spesa. Però è più che altro, sono appunto i miei amici, i miei familiari, loro acquistano da Amazon e appunto mi fanno arrivare questa piccola percentuale senza che, ripeto, voi non pagate niente di più, che mi aiuta a comprarmi il pane nel vero senso della parola. Un altro modo per riuscire a racimolare cibo senza dover spendere soldi che vi consiglio è anche utilizzando l'app di Glovo o comunque qualsiasi altra app di cibo che vi permette di mettere i codici sconto. Io utilizzo Glovo, per dirvi, basta che i vostri amici
amici vi diano il loro codice promo, voi lo inserite e avete 5 euro di sconto, che con 5 euro vi mangiate, mi fate una cena, ve lo posso assicurare perché io lo sto sperimentando in queste sere. Quando non ho tempo di farmi arrivare la spesa con Amazon, con 5 euro riesco a mangiare degli arrosticini buonissimi da globo. Quindi anche voi, se volete utilizzare questo metodo per riuscire a risparmiare sul cibo, in descrizione vi lascio il mio codice promo di globo e così ci guadagnate 5 euro voi e ci riguadagno anche io. Nei commenti magari lasciatemi i vostri codici promo di globo, che provo ad utilizzarli. Purtroppo non so perché a volte non me lo fa fare, però voi provateci, magari vi regalo 5 euro anch'io utilizzando il vostro codice promo. Un altro consiglio che vi do è non spendere in trasporti. Muovetevi, soprattutto se abitate in città ben collegate, a piedi, magari con i mezzi pubblici, o ancora meglio in bicicletta, con lo skateboard, perché la macchina costa tantissimo ed è il motivo per cui ho speso più soldi in assoluto dopo il cibo, è proprio la macchina. Benzina, enjoy, noleggi, perché quando sono andata in Sicilia l'ho noleggiata e io e Francesca abbiamo fatto un piccolo errore noleggiandone due per sbaglio, non rimborsabili, ma questa è un'altra storia che non tirerò fuori perché mi sento stupida anche soltanto a ricordarlo. Però appunto si risparmia tantissimo andando a piedi, in bicicletta o comunque con mezzi vostri che non siano la macchina, perché la macchina costa, cioè a voi non sembra, perché quando state in macchina pensate che siete lì gratis, a parte quando io prendevo Enjoy, perché lì non eri gratis in macchina assolutamente, sono 25 centesimi al minuto che li senti tutti alla fine. A voi sembra di essere gratuitamente lì sulla macchina, ma in realtà state spendendo di benzina, e non contate le multe che a Milano se ne prendono. Anche se respiri a Milano prendi la multa, anche se guardi un divieto di sosta prendi la multa. Lasciamo perdere, oggi sono suscettibile su questo argomento. E se non volete rinunciare alle uscite con gli amici, basta organizzare, come faccio io o come comincerò comunque a fare, le cene in casa. Proprio stasera ho fatto la spesa su Amazon grazie ai buoni di Amazon che ho racimolato, e ho invitato Greta a cena, così ci divertiamo senza dover uscire, andare in pizzeria e spendere già 10 euro di pizzeria che mi posso tenere da parte per altro. Quindi, miei cari fuorisede, se voi come me arrivate alla fine del mese senza nemmeno un euro, senza capire dove siano finiti i vostri soldi, ve l'ho appena detto: cibo, trasporti, uscite. Poi ovviamente ci sono spese che non si possono evitare, come la bolletta, internet. Queste sono cose che semplicemente bisogna cercare di risparmiare tenendo le luci spente in casa. A proposito, nah, così non si vede bene però. Mi rendo conto che non è facile, ragazzi. Io sono la prima a dirlo, proprio perché io faccio questo video dopo mesi che sono rimasta in crisi monetaria assoluta. Quindi quando dite, oh, voi youtuber ricchi, no ragazzi, non lo siamo. Ed è per questo che questo video fa parte di Diario di una disperata, perché in questo momento sono totalmente disperata, perché non solo mi manca il tempo, visto che sto facendo miliardi di cose tutte insieme, ma mi mancano anche i soldi. Tutto questo anche perché nel frattempo c'è quel progetto di cui parlo ormai in ogni video, quindi dai, ve ne parlo anche in questo, in cui stiamo investendo un pochettino e che quindi ci porta via un po' di risorse. Però spero che a dicembre, quando appunto uscirà questo nostro progetto, tutto verrà ripagato dal vostro affetto, dal vostro sostegno. Quindi ragazzi, mi raccomando, rimanete aggiornati, perché Colibri 12, ovvero la mia società, si sta veramente impegnando. E il modo migliore, tra l'altro, per non spendere, e so che andrò contro quello che ho detto all'inizio video, è non fidanzarsi, ragazzi, perché quando ti fidanzi spendi soldi. E proprio matematico. Appena messa con Francesca, infatti uscivamo praticamente tutte le sere, cioè se non tutte le sere comunque molto spesso per stare insieme, e quindi i soldi volavano. Poi weekend fuori per imparare a conoscersi, insomma tutte quelle cose che si fanno all'inizio relazione, ecco, quelle cose costano un sacco. E per fortuna adesso siamo arrivate alla fase rimaniamo in casa a farci le coccole sul letto senza spendere soldi, che quello è gratuito e ti rende anche la vita più semplice e felice. Quindi non fidanzatevi o aspettate per farlo. Gli amici sono molto più economici, ve lo posso assicurare. Per non parlare della quantità di soldi spesi in sushi, ragazzi, non sembra, ma anche se ho gli you can eat, il sushi costa un sacco, cavolo. La sera soprattutto, a pranzo si può ancora andare, ma la sera quanto costa il sushi? Allucinante. Troppi soldi in sushi, troppi. Tra l'altro in questi giorni dovrebbe partire una collaborazione proprio per quanto riguarda la parte economica, quindi vi dico di rimanere aggiornati sul mio profilo Instagram, perché sarà lì che darò tutte le comunicazioni a riguardo. Ma è una cosa molto molto conveniente e che appunto potrebbe aiutare tutti noi sotto questo punto di vista. Quindi miei cari fuorisede o futuri fuorisede che state guardando questo video, questi sono dei piccoli, proprio minuscoli consigli che vi do personalmente per non spendere tanto. Cercate di ridurre
in cibo, in trasporti e in uscite fuori, soprattutto quando andate a bere. Lì proprio ciao portafogli. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Consigliatemi qui sotto altri argomenti che vorreste vedere sia in Diario di una disperata che in Vita da fuorisede. Questa era un po' un'unione delle due cose. E vedrete tanti 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 bei video. Anche perché se torno a fare un video al giorno, magari riesco a pagarmela anche da sola la spesa senza i buoni Amazon. Grazie per aver visto il video. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.